Il Barbiere di Siviglia è un'opera piena di crescendo. Quello più famoso è senz'altro nella sinfonia. Il crescendo consiste nella presentazione di un tema molto moderato, quindi anche sottovoce. Lo stesso tema viene replicato con l'aggiungersi di altri strumenti e viene portato ad un parossismo che fa crescere la tensione ritmica e dinamica e in un secondo momento, ma quello è l'obiettivo del compositore, ad un accrescersi del clima emotivo. È il caso della prima serenata che il Conte di Almaviva fa a Rosina. In questo momento i musicisti hanno finito di suonare e il Conte di Almaviva, pagandoli, cerca di mandarli via perché ha paura che facciano troppo chiasso. Tanto più il Conte e Fiorello cercano di scacciare i musicisti, quanto più questi invece si profondono in ringraziamenti. La musica diventa, al contrario di quello che Almaviva vorrebbe, sempre più fragorosa e sempre più imponente. Ecco che si trasforma un espediente strumentale in un espediente espressivo e in questo, bisogna dire, risiede forse la più grande originalità di Rossini.